Buongiorno, sono Francesco della Diocesi di Cagliari, insieme a questa persona. Innanzitutto grazie per il suo intervento, veramente parlava di esperienza, parlava di profondità, parlava di umanità. Spezzo una lancia, abbiamo bisogno di questo dei nostri vescovi, cioè di sentire umanità, di sentire la vostra umanità che parla. Però faccio una provocazione. Spesso si sente parlare di missione sempre e solo legata alle categorie dei poveri, alle categorie degli ultimi, alle categorie di quelli che appunto vivono nelle capanne. La mia domanda è questa: ma la categoria di missione credo che sia una categoria molto più ampia, cioè non solo di poveri, ma anche la categoria di missione prende un po' tutti. Allora, com'è possibile parlare di missione anche riferito ai ceti più abbienti, alle categorie più alte? È possibile parlare di missione a ricchi? Perché altrimenti si rischia di parlare di missione di serie A e missione di serie B. La mia provocazione è un po' questa. In che modo è possibile parlare di missione ai ricchi? E qual è la differenza tra una missione a chi è più sfortunato e invece chi è più fortunato? Grazie. Vengo dalla Puglia, dal seminario di Molfetta, e quindi ascoltato Don Tonino ovviamente riecheggia un lessico a noi noto e familiare, ma non per questo Roberto, mi rendo conto assimilabili, perché l'esperienza formativa del seminario e delle nostre diocesi di Puglia ci offre sicuramente la possibilità di viverlo, di respirarlo, ma non è detto che poi questo venga concretamente realizzato. Allora la domanda che rivolgo è dal punto di vista estremamente legato anche a quella che è la spiritualità, per così dire, il carisma di un presbitero diocesano. Proprio io e l'altro ragazzo che viene con me, insomma, a questo convegno, siamo della diocesi di Taranto e si parlava tanto dell'esperienza missionaria in Guatemala e di altre proposte fideiche. Ecco, presbitero diocesano, come può vivere l'anelito missionario nella terra della sua parrocchia, tra le case, appunto? E come poi questa dimensione possa contagiare piccoli, le famiglie, i giovani? A volte corriamo il rischio che questi argomenti restino materia esclusiva degli addetti ai lavori, dei soli consacrati, dei soli presbiteri o di chi fa parte di qualche istituto. Come possiamo ricordare alle nostre comunità che il cristiano è per sua indole, per sua natura, missionario? Grazie. Ringrazio Francesco e Roberto per queste vostre riflessioni e anche la provocazione di Francesco.
e anche la bella provocazione, perché diventa pure quella una provocazione di Roberto. Non è facile chiaramente rispondere a queste domande. Parto sempre un po' da quella che è la mia esperienza, anche se segnata tante volte da debolezze e da fragilità, però è bella proprio per questo, perché cogli attraverso la tua debolezza e la tua fragilità quella che è l'opera di Dio nella tua vita. Tenete presente una cosa, è chiaro, Francesco, che inevitabilmente quando si parla di missione, per forza di cose, se pensiamo a quello che sta succedendo oggi in questo nostro mondo, il pensiero va subito chiaramente a tutti coloro che stanno facendo fatica e che soffrono. E quindi non i poveri, ma gli impoveriti. Perché soltanto in questa logica possiamo cogliere anche il significato di quella che era la tua provocazione. Non ci sono i poveri, ci sono gli impoveriti. Così come non esistono gli invisibili, ma esistono i non veduti, che è tutta un'altra cosa. Se penso all'esperienza che stiamo avendo anche qui a Napoli, che è una città bellissima, forse la città più bella del mondo, ma il paradosso è che è la più contraddittoria. Perché tu capisci che magari in uno stesso quartiere, in uno stesso vicolo, c'è la povertà più estrema e anche la ricchezza più assoluta. Nello stesso vicolo, ok? Allora, la missione è per tutti, nessuno è escluso dalla missione, ma bisogna sempre partire dai poveri. Il punto di partenza sono gli ultimi, perché partendo dagli ultimi arrivi a tutti. Rimettere al centro la periferia, rimettere al centro gli ultimi, rimettere al centro i poveri non significa escludere gli altri, significa partire da loro per arrivare a tutti. Perché, e qui mi ritorna in mente anche un'espressione bella, se volete, di Don Tonino proprio, quando a proposito della lavanda dei piedi, lui mi ricorda che un giorno ricevette una lettera particolare dove c'era scritto: ti occupi sempre dei poveri, ti occupi sempre degli ultimi, ma io che sto bene, io che non sono povero, io che non sono ultimo, dovrei sentirmi in colpa per quello che tu dici? E fu una provocazione molto forte per Don Tonino. E Don Tonino, come dire, rispose a questa lettera scrivendo una delle sue lettere di Quaresima indirizzata, proposta dalla lavanda dei piedi, a Bartolomeo, riprendendo quell'espressione del Vangelo, e cioè quello che dice Bartolomeo: ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Riportandolo e attualizzandolo all'oggi, da un marocchino, da un extracomunitario, da un ultimo, può mai venire qualcosa di buono? Dicendo che anche coloro che sono ricchi in fondo sono anche ultimi, per una ragione molto semplice: perché chi pensa, tra virgolette, di essere ricco, anche lui una sua pecca ce l'ha. E qual è questa pecca? La riluttanza di ricevere. La riluttanza a ricevere. Perché chi è ricco pensa che può solo dare. E voi sapete molto bene che dare senza ricevere è la forma più sottile di potere. Per cui anche il ricco è povero. Per questo la missione è aperta a tutti e va incontro a tutti, ma parti sempre, tra virgolette, dagli ultimi, parti dai poveri, perché sono gli ultimi, i poveri, il soggetto di evangelizzazione, anche nei confronti di chi pensa di non essere povero. Io ringrazio Dio perché mi sento povero, ma perché lo sono. Mi sento e sono povero e ho bisogno anch'io ogni giorno di convertirmi prima di tutto e di aderire sempre di più al Cristo che è il Signore della mia vita, dell'unica ricchezza della mia. Ma questo lo scopro nella misura in cui mi sento sempre più povero e bisognoso di lui e del suo amore. Roberto, come invece, ecco, fare in modo che la spiritualità del presbitero diocesano possa avere appunto anche questa dimensione missionaria, questo anelito missionario, tornando sempre di più al Vangelo, perché è il Vangelo che chiede questa cosa, rimanendo sempre di più al centro della nostra vita, delle nostre scelte,
il Vangelo di Gesù Cristo. L'anelito missionario da lì, nasce lì, la sorgente è lì, la forza è lì. Anche qui mi ricordo sempre quella espressione delle... Io mi rifaccio sempre a Don Torino, ma semplicemente perché se sono prete lo devo a lui, l'ho incontrato all'inizio del mio, della mia vocazione, è stato molto importante nella mia vita, allora non l'ho più abbandonato, no? Perché sto, vi ho detto la ragione nell'intervento prima del perché è stato importante nella mia vita, ma come dire, ancora oggi sento che Don Torino per certi aspetti mi sta accompagnando. Io ricordo quando Don Torino, per parlare anche di questo, della spiritualità diocesana, quell'anelito missionaria, riportava ai suoi preti in maniera particolare il testo di una canzone che era Il cielo in una stanza. Non so quanti conoscete questa canzone, era cantata da Gino Paoli, no? Il cielo in una stanza. E lui pensava a questa canzone tutte quelle volte in cui si rifugiava, tra virgolette, nel convento dei Cappuccini, lì ad Alessano, perché lui diceva il cielo, no, deve entrare dentro alla stanza di questo mondo, cioè i problemi del mondo non possono non entrare in questa stanza, devono entrare dentro questa stanza. Il cielo è una stanza, era questo il significato. Il mondo ti appartiene e fa parte della tua vita, fa parte della tua storia, deve entrare dentro la tua stanza, deve entrare dentro a quello che è il presbiterio. Oggi Papa Francesco ci sta ripetendo che tutto è interconnesso, tutto è interconnesso. Per questo ancora di più oggi siamo chiamati veramente a pensare globalmente e ad agire localmente, ad agire localmente. Io mi ricordo quando più volte sono stati richiesti la dimissione per quella che era l'esperienza che ho vissuto con le comunità terapeutiche. E sono stato in Brasile, sono stato in Honduras, sono stato in Colombia e ho vissuto anche lì esperienze molto forti di conversione per la mia vita. Ricordo quando sono stato in Honduras, stavo portando avanti lì un progetto che si chiama Progetto per Casa Alianza, per raccogliere e accogliere soprattutto bambini di strada, ragazzi di strada. Pensate, la notte che io sono arrivato, quella stessa notte, erano stati uccisi ragazzini, quattro ragazzini che sono rimasti lì sulla strada non so per quanto tempo, perché figli di nessuno, uccisi tra bande rivali di ragazzi. Era a Tegucigalpa. E lì stavamo portando avanti appunto questo progetto per accogliere questi ragazzi figli di nessuno. Abbiamo preparato, organizzato anche un convegno per presentare il progetto. Ricordo che il convegno si fece in un noto albergo. Alla fine poi del mio intervento io uscii fuori dalla sala e me ne andai sul terrazzo per guardare, era il primo giorno che stavo lì, no? Quello che c'era attorno a me, e vidi una cosa che mi impressionò tantissimo, perché vidi, come dire, ai piedi di una collinetta delle case che erano case di cartone, e dei bambini che giocavano davanti a queste case di cartone. Quindi capite bene, se sono case di cartone, quindi case senza acqua, senza luce, senza niente, un po' come l'esperienza che ho vissuto il Giovedì Santo qui a Napoli, quando sono andata a vivere la celebrazione in cena Domini con la lavanda dei piedi nel campo rom di Scampia, dove ci sono 420 persone, tantissimi bambini, i bambini che giocano con i topi, e dove non c'è acqua, non c'è luce, non c'è niente, in una, che vivono dentro ad una discarica, tonnellate di spazzatura. E io ho fatto la processione con Gesù e Eucaristia, terminata la messa, fino alla rettoria dei Gesuiti, attraversando quella discarica di tonnellate di spazzatura. E per me quello è stato un momento importante di conversione per la mia vita, del mio modo di essere vescovo e prete e vescovo di questa città. La stessa cosa. Ma qual è stata la cosa che mi ha colpito lì a Tegucigalpa quella volta? Che c'erano queste case di cartone, questi bambini che giocavano senza acqua, senza luce, senza niente, ai piedi di questa collina, in alto,
Sulla collina, in alto, c'era l'insegna grandissima, illuminata, della Coca-Cola. E l'impressione che ho avuto era come se quelle case fossero schiacciate dalla regina, dalla Coca-Cola. Poi devo essere coerenti, ragazzi, se no è facile parlare e dire delle cose. Allora, capite bene, no? Che quella Coca-Cola in quel momento rappresenta quella multinazionale, le tante multinazionali che creano ancora di più oggi gli impoveriti. Quando io dico pensare globalmente, agire localmente, voglio anche dire, dobbiamo avere il coraggio poi della coerenza. Vista questa scena, sono rientrato dentro, ho chiesto di nuovo la parola, e ho detto a tutte le persone che erano convenute a questo nostro convegno, ad un certo punto, fratelli miei, il mondo è tutto qui, è questo il mondo. Allora la domanda è, tu da che parte stai? Da che parte stai? Stai dalla parte di quei bambini senza acqua e senza luce, impoveriti, o stai dalla parte della Coca-Cola, con tutto quello che Coca-Cola significa? Da che parte stai? Il mondo è tutto interconnesso. La spiritualità missionaria del presbitero diocesano nasce da qui. È tutto interconnesso. Mi ricordo sempre quando riflettevamo di queste cose anche con Don Tonino, quell'espressione per me bellissima che mi ha segnato profondamente, quando lui ci ripeteva: non mi interessa sapere chi è Dio, mi basta sapere da che parte sta. Non mi interessa sapere chi è Dio, mi basta sapere da che parte sta. E il Vangelo mi aiuta a capire, a cogliere da che parte sta Dio. Buongiorno, grazie per la sua testimonianza toccante e profonda. Sono Francesco, seminarista di Genova e precedentemente missionario laico in Repubblica Centrafricana. Nel corso della mia vita ho maturato il desiderio di condividere le ferite e le battaglie oppressi nel mondo, cercando però anche il modo giusto per farlo. Don Elder Camara sottolineò una problematica molto importante dicendo: quando aiuto i poveri mi chiamano santo, quando mi chiedo perché sono poveri mi chiamano comunista. La mia domanda per lei è se è possibile per noi seminaristi oggi una riforma degli studi che sottolinei non solo la descrizione delle situazioni di sofferenza e di povertà, ma anche la ricerca delle cause strutturali delle ingiustizie. Il seminario ha avuto un senza tetto, girovago insomma, e qualcuno di noi insomma l'ha curato, ci parlava, scherzava, abbiamo creato una relazione. Però siamo diventati scomodi per una parte della comunità e nei confronti dei superiori. Ecco, mi chiedevo, ecco, da questa esperienza anche come nei seminari si può vivere questa essere in missione, come dice Francesco, come dice Paolo Francesco, e perché sì, essere in missione è scomoda e diventi scomodo. Grazie.
Buongiorno, sono Giuseppe, seminarista del team di Quinta Teologia. Scusa, non ho capito il nome. Giuseppe. Allora, abbiamo visto che il nostro mondo è molto secolarizzato e studiamo tante cose della formazione, la teologia, ci riempiamo di tante cose in testa e arriviamo sulle parrocchie, siamo il super parrocco, i preti super che sanno tante cose, ma a livello della formazione, secondo lei, qual è il punto importante riguardo alla situazione del mondo oggi? Noi che ci prepareremo a essere missionari, il punto fondamentale nella formazione, dobbiamo riempire la testa solo di teologia. Grazie. Esatto. Buongiorno Eccellenza, sono Nicola della Diocesi di Cagliari. Provengo da un'esperienza di un anno nel Maranhão in Brasile. Avevo necessità e desiderio di dedicare un anno a, come si dice, sporcarmi le mani. Attraverso la fede ho visto innanzitutto cosa potevo dare, anzi, ma per poter dare necessitava prima imparare a crescere come un bambino, imparare ad ascoltare le situazioni di disagio, di sofferenza del popolo brasiliano. Devo dire che nonostante abbia dato me stesso, come se io non avessi dato niente, perché ho ricevuto tanto, perché ho visto nelle loro sofferenze in carne viva il volto e il corpo di Cristo, ho visto le conseguenze della povertà, dell'emarginazione, gli esclusi, gli ultimi, ho visto gli effetti delle droghe, del narcotraffico, della prostituzione minorile nel volto di tanti giovani che si distruggono la vita, bambini e anziani, famiglie che accorrevano per una mestolata di minestra calda negli angoli sperduti delle favelas, bambini di 13 e 14 anni che non hanno mai vissuto le esperienze dell'infanzia, del gioco, quelle favelas di Rio de Janeiro che imbracciavano fucili d'assalto e assaltavano la prima persona che fosse anche l'arcivescovo di Rio de Janeiro, perché avevano fame, e accorrevano davanti a noi vedendoci che eravamo seminaristi o accompagnati da sacerdoti per una benedizione per la loro vita. Ho visto un ragazzo in particolare in una comunità, una zona rurale della giungla, della foresta amazzonica, di non più di 16 anni, non vedente, che animato con passione la messa della Domenica delle Palme con una pianola. Ho visto in una landa desolata, però non da Dio, dagli uomini, con le tante famiglie dimenticate che nonostante le difficoltà economiche, la poca istruzione, senza alcun lamento ci hanno atteso con gioia per vivere assieme come famiglia la gioia di celebrare il Cristo, la loro fede e la loro fraternità. Ora, attraverso quell'esperienza io ho capito veramente cosa, quando raccontavo, portavo il libretto con i bambini che incontravo, il piccolo principe, no? Ciò che veramente nella vita è importante, è essenziale, visibile agli occhi. Quindi vorrei esprimere davvero ciò che ho imparato, che nella povertà, nella miseria, lì si trova la vera ricchezza della vita, i veri valori a fiore, l'amore,
il poter essere accolto in una famiglia che non hanno niente, il poter condividere anche un piatto assieme, poter vivere in un tetto. E questo mi ha dimostrato tanto, l'amore e la fraternità, e nella loro semplicità la grande fede che hanno, perché la cosa più importante, la cosa più essenziale per loro, e senza di essa non vivrebbero, necessità talvolta tornare a questi problemi. Grazie. Grazie a te Nicola per questa bella testimonianza, perché non è una domanda, ma una testimonianza. Ti ringrazio per quello che hai voluto condividere con tutti i mattinoni. Non ti nascondo che mentre parlavi mi è andato un po', come dire, la mente, il cuore, veramente alla pagina del Vangelo che abbiamo avuto modo di ascoltare qualche giorno fa, che era la pagina in cui la condivisione dei pani, no? Del Vangelo di Giovanni. Molto bello come passaggio, perché lì è qualcosa di importante a cui sempre dobbiamo fare riferimento. È Gesù che sale sul mondo e sul monte e da lì, come dire, vede gli uomini che hanno bisogno, che vanno verso di lui, che lo cercano e avevano fame. Sappiamo bene in che cosa consiste la fame di ieri e la fame di oggi, ma quello che diventa importante è soprattutto lo sguardo di Gesù, che è l'unico che si accorge di quella fame, lo sguardo di Gesù. Ecco, io credo, e vale anche per la formazione, viste le domande che sono venute fuori da parte di Francesco, di Andrea e lo stesso Justin, che quello che diventa importante intanto è lo sguardo di Gesù, che è uno sguardo di tenerezza, che è uno sguardo attraverso cui passa anche la compassione, ma che soprattutto, attenti, e qui c'è il nostro, come dire, limite per certi aspetti, lo sguardo di Gesù è uno sguardo decentrato da sé. Noi troppe volte abbiamo uno sguardo centrato solo su noi stessi, soprattutto quando facciamo i conti con i nostri limiti e le nostre debolezze. È un po' quello che succederà anche nel Vangelo di oggi. I due di Emmaus sono chiusi nel loro malessere, stanno mettendo davanti al centro di tutto la loro delusione, non si accorgono di quello che succede attorno. Lo sguardo di Gesù invece è uno sguardo che è decentrato da sé e invita anche noi a decentrare da noi il nostro sguardo. È sempre in quella pagina bellissimo il fatto che, mentre, come dire, Filippo in maniera particolare sottolinea la sproporzione che c'è tra il denaro che non c'era ma che poteva esserci per sfamare tutta quella gente, come dire, fermiamoci un attimo, noi non ce l'abbiamo tutti questi soldi, cioè come facciamo a risolvere i problemi di queste persone? E quello diventa tante volte un modo per giustificare la propria inattitudine, la propria inadeguatezza per certi aspetti. Quando invece Gesù ci insegna che quella sproporzione in realtà è il nome nuovo della speranza. È l'unico che riesce a cogliere il significato di quello che sta dicendo Gesù, è un ragazzo. E perché quel ragazzo offre quei 5 pani e quei 2 pesci? Perché è l'unico che non fa calcoli. È l'unico che non fa calcoli. Vale per me, vale per voi. Non fare calcoli. Affidati allo sguardo di Dio. Non fare calcoli. Allora, racconto, questo per rispondere anche alla domanda di Andrea rispetto al Vangelo che scomoda. Se il Vangelo non scomoda, non è il Vangelo, è qualcos'altro. Il Vangelo scomoda sempre. La fedeltà al Vangelo diventa una testimonianza davvero credibile ed è sempre scomoda. Sempre. Io ringrazio Dio per questa scomodità. È il coraggio di andare controcorrente in un mondo che ti dice ma chi te lo fa fare, ma lascia perdere perché tanto non cambierà mai nulla. Non è così. E non datene potere, ragazzi, a queste parole dentro di voi. Non cedete mai davanti a nessuna rassegnazione, davanti a nessuna stanchezza in questo senso. Ricordo, sempre lo rosso del seminario, l'inverno scorso in maniera particolare, spesso e volentieri mi capita
la sera di uscire, terminata la mia giornata. E quando c'è stato questo freddo forte qui a Napoli, c'è stata un'emergenza dei senza fissa dimora. A Napoli ci sono almeno 4.000 senza fissa dimora. E come chiesa abbiamo aperto ancora di più altre strutture. Abbiamo messo anche a disposizione, abbiamo aperto le nostre chiese proprio per accogliere queste persone. E ricorda che abbiamo aperto una struttura proprio davanti al Duomo. Io la sera uscivo, me ne andavo in giro per i vicoli, per le strade, ad incontrare queste persone. Oggi uscirete, andrete in giro, probabilmente vedrete sui marciapiedi o su lungo alcune strade coperti a non finire. Coperte, io dico alla gente che quelle coperte sono come le tovaglie dell'altare, perché così come sulla tovaglia dell'altare c'è il corpo di Cristo, sotto quelle coperte c'è la carne di Cristo. E o nella mia vita, per quella che è stata la mia esperienza con i ragazzi tossicodipendenti, gli ex detenuti o le donne vittime di violenza, che è il mondo che mi ha formato, sono stato sempre guidato da un'espressione che è un'espressione del libro dell'Esodo: togli di sandali, perché il luogo sul quale tu stai è un luogo sacro. È il senso del rispetto e della delicatezza dinanzi alla dignità di ogni persona. Qualunque cosa tu hai fatto, qualunque sia stata la sua storia, togli di sandali. E ricordo che una sera io ero completamente racchiuso nel mio giubbino, con la mascherina, con la sciarpa, quindi comunque irriconoscibile, arrivo davanti alla stazione. Quella sera c'era una sola persona davanti alla stazione, erano già le 10 di sera, e mi avvicino con molta delicatezza, ed era una persona che non veniva da fuori, una persona di Napoli, e a un certo punto gli domando: perché sei qui? E questo mi risponde dicendo: perché non ho niente e non ho nessuno. E io, guarda, non mi sono presentato. So che davanti al Duomo hanno aperto una casa, una struttura per accogliere quelle persone che sono in difficoltà come te. Perché non vieni? Ti ci porto io. Quantomeno stasera starai al caldo, non sei solo e potrai mangiare qualcosa. No, non ci voglio venire. Perché non ci vuoi venire? Perché chiedono i documenti, io non ne ho. Guarda, non ti preoccupare, non ti chiederanno i documenti, garantisco io per te. Vieni con me, non stare qui stasera. No, non ci voglio venire. Mai mangiato? No. E perché non hai mangiato? Perché ancora quelli della Caritas non sono venuti. E a 11:15 di sera, quella sera lì, quelli della Caritas non ci sarebbero andati, perché erano andati altrove. E hai fame? Certo che ho fame. Quindi mi guardo intorno per vedere se c'è qualche negozio a quell'ora aperto, perché a Napoli ci sono dei negozi che chiudono dopo mezzanotte, soprattutto i negozi asiatici. Ho visto da quello, insomma, non riuscivo a vedere nulla, dico, dentro di me quasi quasi vado in stazione, qualche bar, prendo quantomeno un panino, quando dall'altra parte della strada vedo 5-6 ragazzi con delle buste e dei termos, quindi penso, sicuramente sono ragazzi che stanno andando in giro per portare qualcosa da mangiare a queste persone, quindi mi alzo perché lo chino su quella persona, faccio segno con la mano, alzo la voce, chiamo quei ragazzi, dico: ragazzi, ragazzi, per favore, venite qui. Quindi questi ragazzi arrivano lì dove sono io, a un certo punto: buonasera padre, chi ci fa lei qua? Mi avevano riconosciuto. Chi erano? I miei seminaristi. Erano i miei seminaristi che quella sera, non sto dicendo bugie, no, quella sera ero per loro, il mercoledì sera escono sempre per andare in giro ad incontrare queste persone in difficoltà. E quando sono arrivati, la prima cosa che mi hanno fatto, perché tutto pensavano, tranne di vedere i loro vescovi davanti alla stazione, mi hanno abbracciato. Né io pensavo mai di vedere quella sera i miei seminaristi, sinceramente. Mi hanno abbracciato e subito uno di loro versa del tè caldo in un bicchiere e lo offre a questo signore. E quando si è avvicinato dice a questo signore: guarda che questo è l'arcivescovo di Napoli. L'arcivescovo. Quindi vede questo che si alza, butta giù la coperta, pantaloni completamente strappati, quindi povero, e a un certo punto mi si avvicina e mi dice: mi dai la tua benedizione? E io lo benedico, no? Gli do una carezza, e a un certo punto faccio l'ultima domanda, che in realtà era la prima chiave
capisci come Dio ti spiazza. Hai voglia. Perché in quel momento Mimmo era lo specchio della mia povertà, della mia solitudine, della mia fragilità. E il fatto stesso che tu in qualche modo provi ad andare incontro a queste persone, lì ti accorgi, ti rendi conto, ma te ne accorgi dopo, solo dopo. Perché la logica di Dio è sempre così. In quel momento non vedi, ti accorgi solo dopo. Torni il Vangelo di oggi un'altra volta, no? Ti accorgi che è Dio che si sta prendendo cura di te, che quella carezza che tu stai dando è Dio che la sta dando a te. Poi Mimmo si è lasciato convincere a venire, ma non perché era stato il vescovo a proporgli di venire, sai, te lo dice il vescovo, no. Mimmo si è convinto per due motivi. Primo, perché ha visto i ragazzi che mi hanno abbracciato e ha capito che poteva fidarsi, nel senso dell'abbraccio nella vita, quindi il senso della fraternità, della comunione, della condivisione, è questo che ci rende credibili. La fraternità ci rende credibili. Ma poi soprattutto quel gesto che il ragazzo ha fatto senza che lui lo chiedesse, per dire, è il senso della gratuità, no? Che i segni, i gesti, dicono molto di più delle parole. E la gratuità non è tanto il fare le cose senza aspettarsi nulla dagli altri, non è quella la gratuità. La gratuità è nel riconoscere gli altri, e nel riconoscere gli altri riconosci il bisogno degli altri. Ecco perché solo la gratuità ci salva dalla solitudine. Settimana scorsa, quindi domenica sera, mi arriva una telefonata, erano già le 11:30 di sera, per dirmi che Mimmo era morto. È morto domenica scorsa. E anche questo è un segno per la mia conversione. Ecco allora la formazione di cui abbiamo bisogno. Hai ragione, Francesco, hai ragione, che dovremmo in qualche modo rivedere, ma sai com'è? È che ancora, come dire, torna il Vangelo di oggi, lenti e tardi di cuore. In questo senso siamo ancora indietro. Ma già il Concilio Vaticano II ci diceva questa cosa qui. Già il Concilio Vaticano II ce lo diceva. Papa Francesco ce lo sta ripetendo infinite volte. Andare alle cause, è fondamentale, è importante. Perché soltanto in questo modo possiamo davvero fare in modo che la fede diventi la scelta dell'umano contro tutto ciò che è disumano. Mi fermo qua.